Eccoci qui, perché domani è la cattedra di San Pietro, e cioè ci riporta al cuore della Chiesa, alla sede petrina. Voi sapete che prima la sede di Pietro era Antiochia, questo paese che si trova in Turchia al confine con la Siria. E poi Pietro va a Roma, muore e lì diventa la sede di Pietro. Ci sono state per lungo tempo due feste, e poi il calendario ha accorpato al 22 di febbraio, festa della cattedra di San Pietro. E allora ascoltiamo questa pagina meravigliosa, perché credo ci riporti al cuore della Chiesa, mentre invochiamo insieme, la preghiera per il dono della pace tra Ucraina e Russia. Sapete che in questi momenti la situazione è precipitata. Putin ha dichiarato l'annessione, tutte le cancellerie del mondo sono in allerta. E quindi noi vogliamo pregare per questo dono così importante della pace, brava gente. Quindi si eleva la pace dal cuore di Assisi, della città di Assisi. Bene, ma ascoltiamo questa pagina, brava gente. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi che dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Eccoci qui, brava gente, eccoci qui. Credo che ci troviamo di fronte ad una pagina bellissima, no? E insieme a voi vogliamo far nostra questa grande, importante e significativa domanda di Gesù, Cosa ho scritto io nel testo? Ho scritto tutta la nostra dolcezza, ho dato questo titolo, brava gente. E la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Ecco la domanda che ci viene posta oggi e che risuona nelle nostre case, nel tragitto che facciamo per andare al lavoro, nelle nostre relazioni, nella nostra ricerca di senso, nel cammino della nostra vita. Chi è Gesù per noi? Brava gente, chi è Gesù per noi? Questa è una domanda che ciascuno di noi può rispondervi personalmente. Penso a San Francesco in questo momento, alle lodi di Dio Altissimo, questo scritto di San Francesco, che è molto forte, molto bello, molto denso. E lui dice così: tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei onnipotente, tu sei Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene. Tu sei amore e carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza. Tu sei sicurezza, tu sei quiete, tu sei gaudio e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei la giustizia e temperanza, tu sei tutto, ricchezza nostra e sufficienza, tu sei bellezza, tu
tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei custode e difensore, tu sei fortezza, tu sei rifugio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede. Sentite Francesco, quanto affetto ha verso il Signore. Tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna. Grande e ammirabile, Signore Dio, Dio onnipotente, misericordioso e salvatore. Brava gente, vedete? Qui ci troviamo tutto Francesco. Francesco, voi lo sapete, non era una persona, un intellettuale, un filosofo. Francesco vive con il Vangelo, diciamo, un rapporto affettivo, e quindi fa scaturire tutto il suo affetto, tutta la sua forza, tutta la sua bellezza. Qui vedo Carlos. Carlos, dove dobbiamo andare? Perché poi per andare da te? Sì, Dove? andiamo da questa Ah, parte. quindi ci andiamo a piedi? Sì. Eccoci qua, eccoci qua. Qui c'è anche brava gente che si prende il freddo, eh? Sì. E a un certo punto poco resta da aggiungere, a dire la verità. È un brano straordinario che ci coinvolge, che ci avvolge. La domanda è aperta, brava gente, la domanda è aperta. E ognuno di noi può rispondere secondo le corde del proprio cuore, secondo il suo vissuto, secondo quanto ha sperimentato di Dio. Gesù infatti non deve essere vissuto come una dottrina, come qualcosa da imparare a memoria, come una formula scientifica o un sentito dire. Scrive, sentite, un filosofo Seneca. Spesso nel giudicare una cosa ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza della cosa stessa. Bellissima questa frase, brava gente. Questo non solo vale con Gesù, ma vale un po' per tutte le cose. Spesso ci lasciamo trascinare più dal sentito dire, ma non, ecco, da quello che abbiamo sperimentato, vissuto, dalla sostanza stessa. A volte questo avviene drammaticamente quando giudichiamo le persone con il retaggio dei pettegolezzi, questo non la dovevo dire, ma l'ho detta, con il retaggio del pettegolezzo, brava gente, no? Noi non ne sappiamo niente, di no, di no, io sono sicuro che voi non vi lasciate, che io non mi lascio guidare, dal pettegolezzo, no? E da un sentito dire. Ma avviene anche quando, dicendo chi è Cristo per noi, lo imprigioniamo nelle formule del catechismo. Egli è un evento nella nostra vita. Siamo dunque chiamati ad accoglierlo, a far germogliare dentro di noi la risposta alle domande che ci pone. Perché egli è il nostro rifugio e speranza, è tutta la nostra dolcezza. In lui possiamo sperimentare la misericordia, una forza presente e sempre attiva, la forza del perdono, la forza della carità, la forza della compassione. Cristo ci chiede inclusività. Non giudichiamo e non chiudiamo le porte agli altri. Eccoci qua, brava gente. Io penso che Gesù ci sta dicendo qualcosa di molto importante. Dimmi chi sono per te. E la domanda è aperta, brava gente. E poi ci dice, quando dice, qua devo stare attento che qua si scivola. Tienimi un po', se no qua veramente ne vado per. Eccoci qui perché qua si scivola, brava gente, solo un attimo. E credo che questo sia una cosa importante nella finale del Vangelo, e cioè che ciò che sarà legato rimarrà per sempre legato, e ciò che sarà sciolto sarà sciolto. È come se Gesù ci dicesse: quando prendi un impegno, sii serio, eh. Sì, serio. No, brava gente, la serietà è degli uomini di Dio.
anche la fragilità, ma la serietà permette di far chiarezza anche nei momenti fragili. Vedete che belle queste vie di Assisi. Bene, allora, brava gente, andiamo avanti, andiamo avanti. Io, un momentino, eccoci qui. Ho ricevuto tante lettere dopo quella di ieri sera e stasera ci riposiamo un po'. Semmai qualche lettera la riprendiamo domani sera. Che dite, brava gente? Vediamo se riesco. Eccoci qui. Eccoci qui. Intanto saluto la brava gente che sta qui, è venuto. Qua c'è Carlos, che adesso faccio vedere una sorpresa. Andiamo da Carlos, che ha uno studio dove ci farà vedere alcune cose bellissime. E qui invece, da dove venite? Noi ci eravamo già visti, se non sbaglio. Ecco. Diverse volte, sì. Da Adrano, provincia di Catania. Da Catania. Sì. Ecco. Sì. Bene. Quindi salutiamo la grande Sicilia, e i catanesi. Domani sera non vado in giro? No, domani sera non ci sarò. Allora aspetta che ti do... No, aspetta che faccio i saluti un attimo, allora, e poi parliamo, Eccoci qua, andiamo. Eccoci qua, brava gente. Allora adesso vado ai saluti. Qua ci sono tante... Ah, vi devo dire una cosa bellissima che mi è capitato oggi. Sapete oggi che mi è capitato, brava gente? Oggi è stata una giornata di grande commozione, perché è venuto a trovarmi una coppia di fidanzati. Andrea e la sua fidanzata, lui stava di origine, non vorrei sbagliare, calabrese, la fidanzata di origine siciliana, però stanno a Torino e sono arrivati oggi. E Andrea con la sua fidanzata, io lo voglio salutare perché mi ha commosso, è venuto, io ho detto ad Andrea che poi ci vedremo le sere, e sta vivendo una malattia, la sclerosi multipla, che voi sapete man mano porta anche all'impedimento del camminare, e camminava piano piano, però con un sorriso straordinario. Io, Andrea, ti voglio salutare stasera, a te e alla tua fidanzata, la forza del vostro cammino, e ci vedremo, perché vi aspetto una di queste sere prima che vado a Roma, mi raccomando, vi aspetto. E mi avete commosso oggi. E poi una signora, Anna, che è venuta dalla vicina Perugia, che ha detto: Parenzo, io so che parti, ti volevo salutare. E... eccoci qua, qua c'è un gruppetto di giovani che cammina. E a un certo punto volevo... Mamma ha detto, dice... Parenzo, ti volevo venire a ringraziare, e dice: io non ti ho portato un dono, però ti voglio ringraziare. E stavamo nel mio ufficio, si è alzata e ha iniziato a cantare una canzone, Amazing Grace, questa canzone è bellissima, e mi sono commosso veramente. Sono state, le ho viste come due carezze del Signore, brava gente. E che incoraggiano ad andare avanti, perché poi questi sono gesti davvero che incoraggiano, come mi incoraggiate anche voi. Andiamo avanti, va bene? E adesso vado ai saluti, brava gente, e poi ci vediamo domani sera. E io domani vado a Roma per iniziare, poi farò vedere, insomma, un po' la tappa di questo grande programma che faremo a Pasqua con Simona Vanni, alla ricerca della croce di Gesù. Saremo a Roma, poi andremo a Gerusalemme, poi a Parigi, ma vi terrò informati, e domani, nei prossimi giorni, registreremo a Roma. È una bella cosa, è una bella cosa. Ma vi terrò aggiornatissimi. Allora, Assunta Grillo, per la nipotina Chiara Maria. Un abbraccione forte, Chiara Maria. Poi Porceddu Antonella... mi ha chiesto una foto di Assisi, te la mando, andiamo avanti. Iris Ceccarelli, auguri, 16 anni, auguri per i 16 anni di Maria Sara Ioanna, e per i 17 anni di Anna Chiara, quindi
da parte della mamma, credo, del papà Antonio Minniti. Ogni bene, avanti, avanti, forte tutta la famiglia. Poi Giustina Russiello, domani 51 anni, un abbraccione forte. Katia di Fusignano Ravenna, per il marito che è partito, pensate, in missione di pace per il Libano, quindi nelle forze di pace del nostro paese. Ogni bene, avanti, avanti. Poi Maria Grazia Morosina, per te, mamma e papà, ogni bene e benedizione, mi raccomando, forti. Poi Lucia Ingenito, insieme, che è la sorella di Margherita, insieme alla mamma Amalia e alla sorella Nicoletta, ogni bene è un augurio, grande, grande, forte. Poi Marco De Bernardo, per la mamma che oggi fa 70 anni, auguri signora, ogni bene. Annalisa Lupariello, per il figlio Cristian Domenico, 11 anni, e per la mamma che viene operata. Ogni bene a tutti voi, brava gente. Poi Giorgia Musco, per il caro papà che oggi è stato chiamato in paradiso. Poi Petrecca Rosaria, anche lei per il caro papà. Maria Edi Biancolani da Prato, un pace e bene grande grande. Antonio Stasi, auguri alla moglie Rossanna, da Rebecca e Tonio, ogni bene, da Rebecca e Tonia, avanti, forte. Poi Roberta Avanzini, penso, per il cugino Mario, che il Signore ha chiamato a sé oggi, Mario Cesarini, coraggio, facciamo una preghiera. Poi Domenica Graziano, sola in casa, ho detto che andrò a trovare da molti anni, coraggio, avanti, sta a Roma. Antonella Di Matteo, per l'onomastico della figlia Eleonora, 22 anni, giusto Eleonora, 22 anni, forte la vita davanti a te che si apre, avanti. Poi Pietro Gambuzza, coraggio, vi sono vicino, faremo questo incontro online per i vostri gruppi. Zappia Raffaele, coraggio, coraggio, forte, 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 ok? E abbiamo finito, andiamo avanti, una piccola sorpresa qui stasera, eccola qui, vi ci porto un attimo, speriamo che non va via la linea. Vedete, storia del Medioevo, eccoci qua, vediamo un po', perché voi sapete che Assisi è una città medievale. E allora ho detto, facciamo vedere qualcosa, quali erano gli abiti di Francesco d'Assisi. Non va via la linea, giusto Carlos? No. Deve collegarsi. Guardate, questi sono gli abiti. Questo è il tredicesimo, padre. Questo è della signora Cinzia, qui del Calendimaggio, che lei lo ha dato in prestito, e così le persone che visitano Assisi indossano questi abiti, che sono gli abiti al tempo di San Francesco. E questo invece è crociato. Crociato. Abbiamo anche del XIV. No, anche... ma voi degli abiti della fede di San Francesco, eccoci qua. Sì, vedete, allora, vedi. La gente si mette dei costumi, facciamo tutto in quello studio dove stanno quelle persone. Ma chi ci sta? Ma qua vedo tuo figlio, sbaglio? E là chi è lì? Questi siamo foto? Noi, siamo... Quando eri giovane, sì, la mi sa, sì. Questa bella ragazza del tredicesimo anche. Vedi? Vediamo gli abiti, questo è un abito del Medioevo. Questo è Medioevo, alto Medioevo, questo sì del tredicesimo, padre. Questo è il tempo di San Francesco, guardate come si vestivano. Questo, anche questo è probabile che San Francesco, insomma, una cosa del genere, sì, una cosa del questo genere. Questo è per maschio o per donna? Per maschio, questo è per maschio. Quindi è probabile che la mamma di Francesco lo vestiva così. Sì, può darsi, sì. Vedete, brava gente. Sì, sempre. Eccoci qui. Questi capellini, poi questo. Poi San Francesco era un tipo che ci teneva, quando era giovane. Erano nobili. Erano nobili. E questi sono nobili? No, questa è gente non nobile. Questo si metteva dopo, quando ha fatto i voti di povertà. Bravo. Guarda, qui, questa gente, guarda chi ci sta qui? Questa è una sorpresa, allora. Sì, sì. Allora, qui abbiamo di tutte le nazioni. Venezuela, guarda questa ragazza del Venezuela. Sì, però l'abito è di Assisi. È l'abito di Assisi, Tu mi devi fare degli abiti di Assisi. Allora, venite al camerino, Paresto, vieni. Eccoci qua, eccoci qua.
Questo è anche del tredicesimo, sempre della gente, diciamo, campagnola. Gente e quindi può darsi che San Francesco, vedendo questa gente un po' povera, si commuoveva. Allora, noi abbiamo fatto questo con la stoffa, anche avevamo la tonsura. Ma tu guarda, guardate quanto è birbante. La gente si mette questo, e questo è un po' fatto come quello di Franco Sefidelli, quello che abbiamo fatto con una costumista qua, con la stoffa. Questa corda si è moderna, ma è un po' per far vedere la gente. Allora, in questo camerino la gente si viste, abbiamo una corda di magia, parrucche. Qui sono quei caschi da guerra che mettevano... Questi, sì, ecco, questo è probabile che San Francesco l'abbia indossato, vedete, per andare a combattere a colle strada. Benissimo, ci siamo allora, ci siamo. Qui la gente si veste con questi vestiti che abbiamo delle diverse epoche, e noi facciamo una bella foto e mettiamo un background del film, anche di Assisi, e la gente porta un bel ricordo della città, e vivono un'esperienza anche bella, perché si divertono. Medievale. Anche la suora, guarda. No. Non essere sacrilego. No, questo dell'epoca. Le suore non si vestivano così. In quell'epoca se coprivano tutto il capo, capito? Con questo tipo di cose. E sembravano suore, ma non erano suore. Capito? Ecco. Sì. Benissimo, andiamo avanti. Allora abbiamo visto un sacco di cose, brava gente. Ecco qua. Qua c'è tutto, c'è un mezzo mondo. Dicevi Venezuela. E Slovacchia. Slovacchia. E più Venezuela qua. Poi tutto Venezuela. E lei invece non è venezuelana. Venezuelana. Un'altra parte venezuelana anche lei. E avanti. Preghiamo anche per il Venezuela che soffre. Sì, padre. Eccoci qua, brava gente. Allora vi lascio. Vi auguro ogni bene, ok? Brava gente. Forti, e ci vediamo domani sera. Ogni